Ci hanno mandato già in media stress sulle questioni che stiamo per affrontare nei prossimi minuti, ma prima di cambiare anche la composizione del tavolo, ho il piacere di dare la parola al nostro magnifico lettore, al professor Pensiero Minchino. Per non ti inchinare, perché non è il caso. Un saluto, ci tenevo particolarmente ad essere qui per dare il benvenuto in Ateneo al presidente Cardani e poi al consigliere Marcuscello, che è un amico caro, anche un amico della nostra università, e anche perché poi si presenta anche un libro che ho avuto modo anche di sfogliare, veramente pregevole. E infine perché l'argomento, lo dico da ingegnere, quindi che non ha nessuna competenza giuridica, è un argomento che io ritengo veramente estremamente sfidante. Cioè noi oggi, io credo che uno dei grandi temi che noi oggi dobbiamo affrontare come tema non solo diciamo culturale, ma anche come tema sociale, è come regolare l'innovazione tecnologica, come regolare i cambiamenti. E il tema delle comunicazioni elettroniche è proprio uno dei temi tipici, perché oggi abbiamo una tecnologia che cambia con rapidità straordinaria e spesso la rapidità di cambiamento è superiore ai tempi di adeguamento delle norme, e quindi questo richiede chiaramente uno sforzo straordinario, forse anche una riflessione straordinaria per fare in modo che si riesca ad avere un quadro regolatore che non dico sia capace di interpretare il futuro, perché questo è impossibile, ma sia insomma in un certo senso abbia quella sufficiente flessibilità per capire, diciamo, per dare una risposta anche a quello che sta, succedendo. Ecco, questo credo che è una grandissima sfida per il mondo giuridico, che ci sono tanti colleghi che sono impegnati in questo campo, anche presenti in sala. E ma poi è anche molto stimolante, perché credo che mette insieme i saperi giuridici e anche i saperi tecnologici, perché un giurista che regola deve sapere qualcosa di tecnologia, è un ingegnere che progetta deve anche sapere molto di regole, quindi significa mettere insieme due mondi che a volte hanno in passato hanno dialogato poco, mentre oggi questa credo che sia una grande sfida nel lavoro, nella ricerca, ma anche nella formazione. Credo che su questo anche tutti noi dobbiamo fare una riflessione, perché forse anche i nostri giovani bisogna dare degli strumenti cognitivi che consentano loro di poter insomma affrontare questo profondo cambiamento. E infine i temi diciamo dell'utenza, ecco, questo io dico da utente, cioè devo dire io che un po' di tecnologia la mastico, sono un poco spaventato dalla potenzialità della tecnologia, ho visto recentemente delle applicazioni di intelligenza artificiale che mi hanno un po' terrorizzato, per così dire. In senso positivo ma anche negativo, quindi no, è perché vedi che ci sono delle cose che a cui noi non siamo abituati e che alla fine a cui noi dovremmo dare una risposta. Questo significa veramente per tutti noi una grandissima sfida, e la scelta insomma in sala e gli interventi sono estremamente qualificati, anzi mi auguro che la collaborazione tra l'Ateneo e l'AGI come possa continuare proprio su questi temi, perché sono dei temi a cui insomma credo noi teniamo molto, su cui ci sono tante competenze ma anche tanta disponibilità a confrontarsi, quindi se da questa giornata possono nascere anche altre occasioni di riflessione e di discussione comune, penso che possiamo dare tutti insieme un piccolo contributo alla comprensione di processi che oggi sono veramente straordinari, affascinanti, ma che alla fine hanno bisogno di un buon governo. Grazie.